Il professor Antonio Uricchio, direttore del Dipartimento Ionico dei Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, già preside della seconda facoltà di giurisprudenza di Bari con sede a Taranto, è uno dei 7 candidati alla carica elettiva di rettore dell'università. Si vota il 20 giugno prossimo per eleggere il successore di Corrado Petrocelli. Votano studenti, amministrativi e docenti. Le prime due categorie rappresentano insieme il 30% del corpo elettorale. Il professor Uricchio, lucano di origine, quindi barese per collocazione professionale e tarantino di adozione, ha illustrato il suo programma, la sua università. Università aperta alle città perché le città pugliesi diventino e si sentano città universitarie, portando avanti politiche sostenibili di sviluppo con attenzione particolare alle questioni ambientali, gestione razionale delle risorse su principi di prevenzione e precauzione. Il professor Uricchio a Taranto, dopo aver seminato tantissimo negli anni passati, raccoglie un ampio consenso istituzionale, oltre che nel suo mondo accademico. Ascoltiamolo. L'impegno è stato forte, ma c'è stata veramente una grande partecipazione, un movimento che è partito dagli studenti, che si è sviluppato attraverso un consenso forte nella città, e credo che Taranto esprima un modello virtuoso. L'università come motore di sviluppo culturale, come stimolo per le giovani generazioni e soprattutto in grado di attrarre, di catalizzare, di includere esperienze positive.